farlo, perché non subito? Qui, adesso. Prendo le pistole. E se non fosse successo niente, restituisco il denaro a Caterina. Nessuna traccia della mia infamia, solo nel mio cuore porterei per sempre. Oddio mio, sono un miracolo. Oddio mio, restituisci la vita a quell'uomo. Se lui fosse ancora vivo. Che dico, maledizione, quello è morto di sicuro. Voglio andare in convento. Ma no, io ti voglio parlare, Dio ti perdonerà. Se io fossi Dio, perdonerei tutti. Gli uomini sono buoni, buoni e cattivi nello stesso tempo. Io sono buona, buonissima, però tu non devi più darmi da bere. Vabbè, aspetta, sarò tua, ma non ora, non qui, con quei due chiusi da dentro, è ripugnante. Ma conosci che io ti adoro. E allora portami via, lontano da qui. Andremo dove vuoi tu, se tu sapessi. Ma che cosa? Conosci che io sono un ladro, ho rubato i soldi di Caterina. Non li hai rubati, andrai a restituirglieli, te li darò io, ma che cosa ce ne facciamo noi due dei soldi? Noi andiamo da questa signorina, le portiamo i soldi, le chiediamo perdono e ce ne andiamo. E se non ci perdona ce ne andiamo lo stesso. E da ora in poi tu pensi soltanto a me, se no ti strangolo. A te e a lei. Che io ti amo. Ti amo, ti amerei ovunque, anche in Siberia. In Siberia? Ma perché in Siberia? Mitya. Signori, che significa? Dimitri Fyodorovich Karamazov. Soi siete. Capisco. Il vecchio. Il vecchio il suo sangue. Capito? Ha capito? Assassino! Mostro, guardate, ancora sporco del sangue! Mikhail Makarych, per favore, così è regolare. Mikhail lasciate parlare me. Venite qua, non dite una parola. Capitano in congedo Dmitri Fyodorovich Karamazov, siete accusato per la morte di vostro padre. Non sono innocente! Nel sangue di mio padre sono innocente! Avrei voluto farlo, ma non sono stato io! Sono stata io, è colpa mia! È colpa mia, ha ammazzato quel povero vecchio! Sì, è tu la colpa, sei tu la responsabile! Perversa! Perversa! Mikhail Makarych, è regolare, calmate! Giudicateci! Non credetele, lei non è colpevole di nulla, dovete lasciarla andare! Lei è innocente! Chiamerò per sempre! Lei non è colpevole! Come vi ho già detto, non trovando la mia gruscia in Calì dove l'avevo lasciata, dal mercante Samsonov, sono corso a casa sua. E non trovandola nemmeno lì, sono andato a casa di mio padre dove temevo che fosse finita. Ho scavalcato lo steccato del giardino della casa e sono rimasto un po' per vedere se Grushenka era lì. La luce della camera di mio padre era accesa. Mi sono avvicinato alla finestra e ho fatto il segnale convenuto, quello che mi aveva rivelato Sverdiakov. Lui si è subito affacciato e ha cominciato a chiamarla. Grushenka! Grushenka, amorino mio! Tesoruccio mio, dove sei? Si sporgeva con tutto il suo corpo libidinoso. Era una visione orribile. E questo è il mio rivale! Questo essere libidinoso e puzzolente vuole mettere le mani addosso all'angelo mio! Ho sentito una rabbia venirmi su dallo stomaco, ero furioso, fuori di me, ho preso il pestello da una tasca e... Andate avanti, avete stretto l'arma e poi... E l'ho ucciso! Gli ho fracassato la testa! Secondo voi è andata così, vero? Perché invece secondo voi com'è andata? Secondo me è passato un angelo. O qualcun altro. Il diavolo è stato sconfitto. Mi sono allontanato dalla finestra. Mi sono messo a correre verso lo steccato. È lì che Grigori mi ha raggiunto, mentre lo stavo scavalcando. Mi ha afferrato per una gamba e io l'ho picchiato per liberarmi. Dite la verità, non credete ad una sola parola di quello che vi ho detto.
Un ladro è più abietto di un mascalzone. E quella sera ho deciso di diventare ladro per tutta la vita. E perché proprio quella sera? Perché ormai per me era finita. E ciò che mi tormentava di più non era l'aver ucciso il povero vecchio Grigori, ma la consapevolezza di essere diventato un ladro in piena regola. Forse comincio a capirvi. Però scusate, una soluzione per uscire dalle vostre angosce c'era. Perché non siete andato dalla vostra ex fidanzata, Caterina Bielkovceva, a restituirle il resto della somma che non avete speso con la vostra mamma? Ma dite sul serio? Ma certo! Ma come potete immaginare una simile nefandezza? Chiedere i soldi all'ex fidanzata per poi spenderli con l'amante! E guaio che io nella mia follia ci avevo anche pensato. E lei nella sua follia me li avrebbe anche dati. Signori, io vi ho fatto una drammatica confessione, accettatela e rispettatela. O se anche questo vi lascia indifferenti, io morirò di vergogna per essermi confessato a tipi come voi. Va bene, metteremo a verbale che fino all'ultimo voi volevate andare dalla vostra ex fidanzata a restituire. No, 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 almeno questo no. Ma la vostra preoccupazione, scusate, è veramente eccessiva. Via! È una testimonianza importante per voi, soprattutto, meno che per noi. Allora, adesso mi rispondete, per favore. Siete sicuro che nessuno vi ha sentito parlare del denaro che avevate cucito nel vostro amuleto? Ma sì! Ma allora non avete capito niente! No, siete voi che non capite niente! Noi abbiamo decine di testimonianze pronte a garantire che si tratta di 3.000 e non di 1.500. Mentivo, tutti hanno mentito! Sì, vabbè, questo è molto difficile da stabilire, ammetterete. Mi parlate dell'amuleto, per favore, com'era? Piccolo o grande? Piccolo quanto? Come un biglietto da 100 rubli piegato a 4. Ah, è rimasto qualcosa di quell'oggetto? Un pezzo di stoffa, un filo, un bottone? Al diavolo! Scusatemi molto. A che punto del percorso ve lo siete levato dal collo? Dove l'avete messo? Per strada, da qualche parte. Tornavo da casa di Tegna. Per strada, al buio? No, avevo la candela, certo che al buio. Avete usato un paio di forbici? No, era un pezzetto di stoffa vecchia, si è strappata subito. Dove l'avete messa? Ma da qualche parte nella piazza l'ho buttata, non ricordo. Non ricordate? Ma possibile? Questa può essere una testimonianza, ribadisco, a vostro favore. Chi ve l'ha cucito? Io. Sapete anche cucire. E la stoffa dove l'avete presa? Era una vecchia camicia, un lenzuolo. Allora cercheremo la vecchia camicia o il lenzuolo col pezzo mancante. Ma adesso mi ricordo bene, era una vecchia cuffia della padrona di casa. Allora domanderemo alla padrona di casa, gliel'avete chiesta? Ma no, un giorno mi serviva un pezzo di stoffa vecchia per pulire il pennino. Allora ne mancherà un pezzo di stoffa vecchia per pulire il pennino. Ma vi dico che era una vecchia cuffia lisa da plastica. Basta! Io non dirò una parola di più!